Sì, ho una birra senza marca. È la birra festa, si chiama. Birra compleanno. Forse è la prima volta che mi capita di suonare il giorno del mio compleanno. A me, a te ogni anno. Anche a me mi è capitato. Invece a me è la prima volta e quindi non lo so, di sicuro farò festa. Questo è 100%. Però non so quanto inciderà ai fini del concerto. Ma a meno che non mi ubriaco come un cane, nel qual caso sicuramente incide, ma in peggio. Appino mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: adesso guarda che cazzo di palco su cui vai a suonare. E in effetti, perché noi ci suoniamo venerdì, e in effetti adesso gli ho mandato un messaggio dicendo: piccolino, bruttino. Con loro è proprio un rapporto, cioè d'amicizia, fine, cioè, però vera, insomma, ci si sente, capito, come stai, cioè, come con un amico. E loro ci hanno aiutato in tutto praticamente, ci hanno preso, ci hanno detto: ciao stronzi, adesso vi insegniamo come si registra un disco, come si va in giro in tour, che cosa vuol dire un tour. E ci hanno portato in giro con loro, facendoci vedere anche palchi che, insomma, che non ci aspettavamo, grandi, con tanta gente. Non solo, cioè, ci facevano vedere proprio tutta la fase anche di produzione di un live, dal fonico al non lo so, al backline, cioè come consisteva. Ci hanno insegnato un po' che significava andare un po' più avanti al concerto di sotto casa, insomma, il concerto delle medie, che era il livello da cui siamo partiti, insomma. Hubris in se stesso significa tracotanza, no? È tipo, non lo so, è... Ma che derivava alla fine? La tracotanza nei confronti degli dèi, no? Sì, era la ribellione. Esatto. E noi un po' questo l'abbiamo riportato a noi stessi, perché stavamo facendo un disco, Hubris è un disco molto diverso dal precedente, e a noi sembrava pomposo, e lo è di fatto, ci abbiamo aggiunto strumenti che non suonavamo, suoni che magari avevamo in mente e che volevamo aggiungere, ma che non erano nelle nostre corde, quindi ci sembrava veramente di essere tracotanti, di fare i tamarroni. E quindi abbiamo detto: Hubris è perfetto, è il nome proprio, sì, è tracotanza, va bene, non ci frega un cazzo, facciamo questo disco così. E in effetti poi abbiamo fatto bene, cioè alla fine di quest'anno siamo così soddisfatti che abbiamo fatto bene a peccare di Hubris. Io però mi ricordo sempre comunque che quell'anno là in uscito, il 2010, per me era l'anno, sì, però l'anno in cui l'abbiamo registrato, scusa, era prima. Veniamo l'anno 2010 bellissimo, va bene? O no? Venivamo l'anno 2010 bellissimo oppure no? Bomba. E quindi ero contentissimo, ho detto basta. Ho avuto l'anno più bello della mia vita, non potevo inventarlo. Ho fatto un'intervista dove io facevo delle domande ad un'altra band e ho notato questa cosa qua, è una band anche più giovane di noi, cioè, che mi diceva: no, a noi non ci interessa tanto Facebook, neanche tanto di spammare le cose, se uno si interessa alla musica lo fa, va a cercarla da solo. Noi la vediamo un po' diversa, nel senso, per esempio, nel nostro caso pensiamo che in un periodo così di musica torrenziale, per ritornare anche al discorso quasi del torrent, no? del download, che è veramente importante cercare se tu credi in quello che fai e credi nella musica che fai, come è il caso nostro, secondo me è fondamentale cercare di farsi notare, cioè, ma non notare nel senso oh guarda quanto siamo, notare nel senso ascolta questo disco, ti prego ascolta quello che facciamo, noi facciamo questa roba qua, i mezzi ci sono, hai la possibilità di farlo, e non utilizzarli secondo me è sbagliato. C'è la gente che mi porta i regali di compleanno, vai, sono contento, mi ha fatto un regalo, certo, bello, benissimo, perché no, cioè mi sta proprio sul cazzo questa cosa, il musicista, cioè è in un altro mondo. Fanculo, no, è una persona. Sì, parla, ciao. Vale, se riusciamo a vivere di musica. Alti e bassi, direi, cioè, nel senso, il tour è iniziato che chiaramente no, facciamo 20 persone al massimo. Poi queste 20 persone hanno iniziato a portare altri amici. E insomma, è andata avanti che adesso iniziamo a riempire i locali un po' in tutta Italia. Più o meno, diciamo, le città principali forse. E quindi di conseguenza un pochino si è alzato il cachet e siamo riusciti a mettere, nel senso, a guadagnare un quantitativo dei soldi che ci permetteva non solo di ricomprare, che ne so, di pagarci la benzina, di comprare le corde, cose così. Quindi tipo ci è capitato di dividerci dei soldi alla fine di una data, che era una cosa che non avevamo mai visto, ma di viverci ancora proprio no, cioè viverci che ci paghi le bollette, le cose, no, ancora. Però
però la cosa positiva è che anche se lontana c'è la prospettiva, esatto, c'è la prospettiva di, esatto, quindi comunque nonostante anche quest'anno è stato un anno che comunque sia, dici vabbè non ci campo, non può essere la mia vita, e quindi fai le cose di sempre, lavoricchi e fai, cerchi di portare avanti insomma la tua vita normale, comunque dici cazzo c'è stata una parabola così così a rialzo che magari l'anno prossimo non lo so mi compro un paio di scarpe.